guerra di importanza storica che questa nazione salverà. Siamo qui da una vita, sono anni che stiamo lottando questo mondo. È una cosa vergognosa quello che sta succedendo qui a Paderno. Non siamo protetti, la nostra vita è fondamentale, quella dei nostri figli, dei nostri nipoti, tutti. Le generazioni future così si troveranno qui. Ci dovrebbero essere i varchi per la pulizia dei mezzi, anche quelli non ci sono. E poi soprattutto non rispettano le norme sulla circolazione stradale. I cittadini, se fanno questo, vengono subito presi e portati via. Un muro di gomma ci siamo trovati in questi anni di lotte. Un muro di gomma. Oggi lo chiediamo noi insieme ai cittadini, di bloccare il cantiere. Finiranno. Non indossano elmetti, dispositivi di protezione individuale, la lavorano un po' liberamente. E lì, lo vedi? Ma che bel pezzettino di Ethernet lì, ingrandisci. Tacchete, dove andrà a finire secondo voi quello? Il Seveso! Comandante, qui dovete vedere, questi stanno stringendo il Seveso. Ecco perché ci sono gli allagamenti, perché non riesce più ad allargarsi. Di quell'impianto là, ma se fate il confronto fra i diametri dei tubi, guardate cosa sta arrivando qua. Una nuova autopista di metano che non esiste. Ci mettete una bomba qua? Una bomba, eh! Tenente, mi dica la verità. Cioè, se è già successo, no? Che si è rotta la stessa tubatura là. Qua è impossibile. Capito? Siete facinorosi voi qua del comitato. Niente, gli ho chiesto a questi qua della grandi lavori Fincusit perché non rispettano le prescrizioni VIA. Le prescrizioni VIA non c'è scritto man mano. C'è scritto che voi le dovete fare. No. Quindi questi signori qua, la prefettura, il ministero, tutti lo sanno, Serravalle lo sa e nessuno fa niente, tutti tranquilli, beati. Vabbè, qualcuno poi lo spiegherà alla magistratura e vediamo che cosa succede.